fallisce una, Fucca, Gigena, Pecine, 6 punti soltanto di vantaggio per la Paf mentre attacca la Scavolini, provano la tripla, va, tripla, Pesaro, Larry Middleton, meno 3, 4-4, ha allentato l'azione per il terzo tempo, 8 secondi, Meneghin prova da 3 punti, buttala dentro. Com'è? 84-78, tutto suo padre, il tiro da 3 è uguale, è vero? E lo zio Franco anche, 84-78, lo zio Franco Lauro, qui Gigena intanto, vedi? Tripla, tripla, Fucca ha lasciato troppo colpo libero, su colpo, e la partita resta bellissima. Che finale, 90 secondi da vivere ancora una volta con il fiato sospeso, 84 per chi ha palla in mano, 81 per la Scavolini. Bucher ha portato avanti la palla, ultimo doppio minuto alto. Gigena si butta dentro bene, doppia finta, non segna ma avrà i 2 tiri liberi, non era lì con le braccia alte, non sarebbe successo nient'altro. Il primo va Silvio Gigena, 6 punti, primo tiro libero in assoluto, prima di lui avevano tirato solo in 2, ovvero De Marco Johnson. I tiri liberi vedremo sicuramente pressing ancora da parte della Scavolini e se conseguente fallo rapidissimo per mandare ancora una volta il giocatore della Pasta in moneta dall'altra parte. Segna con un po' di fortuna, 87-84, veramente ancora succedere di tutto. 3 punti, Melvin Bucher, ha chiesto di non fare fallo, ora 17 secondi ma la palla passa nelle mani di Fucca, sbaglia, 2 punti soltanto dividono le due formazioni, Fucca 31, 9 su 10, sbaglia anche il secondo, rimbalzo per De Marco Johnson, attenzione, 14 secondi, 2 punti da recuperare, può pareggiare. Bucher da 3. Segna la Scavolini a 6 secondi, attenzione, incredibile, finale, ha vinto la Scavolini, è la prima finalista della Coppa Italia Tiscali Cup 2001 con la tripla di Bucher, a 7 secondi, 7 dal termine dei tempi regolamentari, la Scavolini batte i campioni d'Italia. E vince la partita in fondo, bisogna voler, se vuol dire fare molto molto bene. Lei ha chiesto fallo su Fucca all'ultimo momento. Sì, ho chiesto fallo perché volevo un fallo veloce prima di tutto. E Fucca è il giocatore che può avere le percentuali di tiro forse un po' più bassi degli altri, però questo è fortuna, Fucca è un giocatore straordinario, si è fatto dei canestri incredibili, siamo stati anche fortunati in quella scelta. Domani la finale. E domani la finale. È la coppia De Marco Johnson, Melvin Bucher che vince la partita praticamente da soli con Larry Middleton a sostegno, ma 24 punti, 29 di valutazione Johnson con 9 rimbalzi e 29 punti con 5 su 6 dall'arco nelle fasi decisive, 8 su 11 totale, 1 rimbalzo, 8 su 8 ai liberi. Melvin Bucher fa 34 di valutazione, una prova mostruosa.